sta dirigendo verso Gerusalemme e la folla che lo accompagna gli chiede di mostrare subito chi lui realmente sia attraverso un segno prodigioso. Non è una cosa strana, in fondo Gesù ha già compiuto molti miracoli, però adesso le cose sono cambiate. Gesù non sta facendo un viaggio qualunque, sta andando verso la croce. Il suo è un viaggio che è totalmente diverso rispetto a quello del personaggio che cita in questo brano, l'antico profeta Giona, che incaricato da Dio di una missione molto rischiosa, preferì fuggire dalla sua presenza. È identico, però, il segno che accomuna Giona e Gesù. Per 3 giorni sono scomparsi dal mondo. Giona nel ventre di un pesce e Gesù all'interno del sepolcro. Gesù, dicendo che darà alla folla solo quel particolare segno, il segno di Giona, profetizza a noi la sua morte e resurrezione. E sarà con quelle che ci mostrerà la sua vera identità. Forse anche noi a volte vorremmo di tanto in tanto poter avere qualche segno prodigioso, qualche segno per poter credere. Ma Gesù ci spiega che non c'è nessun segno più importante di quel segno di amore donato con la morte in croce e la sua sepoltura. Più che a vedere, siamo invitati a ripetere ogni giorno quel suo segno d'amore con una quotidiana carità.